Questa puntata è diversa dalle altre. Ci saranno le declamazioni di tre liriche in vernacolo napoletano. Premesso che io non so scrivere in vernacolo napoletano ed è un esperimento che ho fatto e lo dedico a coloro che hanno ispirato queste liriche. Due miei cari amici, Salvatore Pasquale, un poeta napoletano che adesso vive a Parigi, e Elvio Angeletti, mio caro amico, poeta delle Marche. Un professore austero e a Regina di Capri. Quando te guardavo per dentro computer, dentro a quelle fotografie, mi pariva un professore e chi le capuzza sotto un naso, con quella giacchetta e la cravatta, come chi lì là che stanno 10 metri in coppa tutto quanto. Quando te scrivevo, tenevo paura che potesse ricevere una parola superchia. Mi pareva un essere perfetto, senza manco un difetto. Mi sentivo pucciarella con tutti i miei e mi stavo zitta. Poi un giorno mi facesse una battuta. A quel momento capetti che il professore austero non esisteva. Che era un uomo come l'altro, che rideva, faceva battute e teneva i problemi come me e tutto quanto. Ci è voluto assai tempo per te dicere e ci facettimo una panza di risate. A quel momento io ti sfotta austero e tu a me mi chiama Regina Capri. E sacci che quando fai o pienso vero, mo stai a Parigi, non vedo più o mare Napoli, ma chissà, ogni tanto penso o mare Capri a dove te volevo affugà. Continuiamo con i ricordi. A prima volta. Io aspettavo parcheggio a retà stazione, a prima volta che ti ho incontrato. Ti ricordo che la volta era maggio e fu la prima volta che oggi conosciuto pure o compagno nostro, o poeta. Quando ci riciste, oggi vi porta a casa mia, a casa di mamma mia, a magnà. Io guardai a esso e ti ricette, non voglio disturbare, andiamoci a mangiare una bella pizza napoletana. Tu mi rispondiste, no, mamma ha fatto ora E così ci portaste a casa tua, a casa di mamma tua, a Scampia. Era la prima volta che la vedevo, e vele, e la gente do palazzo do campavo. Ma ricordo sorrisi mamma tua, mo porta dentro cuore. Mi mettete pace all'eria, come se fosse stata una figlia. E passarono pochi tempi, ma ho sapore e l'addore, d'ora e mamma tua, o tengo ancora all'anima, come che è la prima volta. Continuiamo con la terza poesia, dedicata a una volta in cui siamo andati a mangiare la famosa pasta e patate da Nennella a Napoli, locale in cui i camerieri sono molto coloriti nel rivolgersi ai clienti. Pedintevi che Napoli, e mi portavo pedintevi che sta città, goppe quartieri spagnoli, canucca nusceva e mi diciste, vieni, te porta ad un Nennella. Ti raccomando, non parla, nuda conferenza che chi le so scostumata assai. Quando vedono una bella femmina si pigliano a conferenza e i pomaggi appiccicà. Trasettimo insieme e o cameriere, come te vedete, te dicete, dottor, venite a bassetta a cavo a signora. A quel momento, dottor in coppa e dottor sotto, o cameriere non facette lo scostumato. Ci portai una pasta e patana che gli vannanzo un re. Io te guardavo e volevo ridere, teneva una faccia che diceva tutte cose. Chi lo povero cameriere, le passai o genio e fa uscostumato.